A partire da oggi e fino al 29 agosto il Palazzo delle Arti di Napoli ospita la mostra dedicata alla grande pittrice messicana Frida Kahlo, simbolo dell'indipendenza femminile. Un'esposizione inedita di fotografie, lettere, abiti e documenti che ripercorrono le varie fasi della vita dell'artista e che la Frida Kahlo Corporation ha scelto di portare come prima tappa in città. È una mozione molto grande, sia per la sua storia, assai sensibile, profonda, molto mediterranea, e anche perché in questo momento così difficile ispira e incoraggia. L'apertura di questo luogo ci dà grande forza e la consapevolezza che solo con la cultura si può trovare l'uscita fuori dal tunnel. Dall'infanzia all'adolescenza, con le sue ribellioni, all'amore per Diego Rivera, fino alla sua morte, in mostra ci sono scatti rarissimi, scritti che ripercorrono le sofferenze e l'impegno politico di Frida Kahlo per il suo paese ed anche una ricostruzione minuziosa degli ambienti in cui visse. Sono contenta perché è una mostra che va nel privato e va attraverso le fotografie, i documenti e gli ambienti a ricostruire la vicenda di una donna che dire resiliente è poco. Che si è saputa sempre risollevare dalla malattia grazie alla passione, alla vita, all'amore per la bellezza e per l'arte. E quindi è un bel messaggio in questo momento. Noi partiamo da qui, partiamo dall'idea che dalle difficoltà, anche quelle fisiche quale lei ha provato, ci si risolleva se si ha voglia di vivere, se si ha passione e soprattutto se si riesce a reagire con la bellezza, come Frida Kahlo ha fatto per tutta la sua vita. È un'anima del sud, mediterranea, calda, forte, conflittuale, sempre alla ricerca di una visione, dell'autenticità, mai superficiale, anarchica. Ci vedo molto del sud e della nostra città. Esposte al PAN riproduzioni di gioielli e di abiti da lei indossati ed allestita un'area immersiva multimediale che trasporta il visitatore nel mondo di Frida Kahlo.